con incendio a bordo, proverete a raggiungerla. Sì, interveniamo subito. Parte l'operazione Mare Sicuro 2017 attivata lungo le coste italiane dal Comando Generale della Capitaneria di Porto. Impiegati ben 11.000 militari della Guardia Costiera, numeri imponenti anche in Calabria, nell'area di competenza della Capitaneria di Vibo Valentia, da Nicotera a Maratea. 70 militari, 13 unità navali e 14 pattuglie. L'operazione Mare Sicuro è un'operazione che viene svolta in tandem mare-terra, quindi ci sono pattuglie a mare e pattuglie a terra che si coordinano per massimizzare quelli che sono poi gli esiti dei controlli e dell'attività. Le attività sono finalizzate alla salvaguardia dei bagnanti, alla tutela dell'ambiente, al controllo delle spiagge e degli stabilimenti balneari. A queste si aggiungono i controlli sulla pesca di frodo e sui traffici marittimi per consentire ai turisti di trascorrere vacanze in sicurezza. Ricordo a tutti quanti di, in caso di emergenza in mare, la possibilità di utilizzare il numero blu 1530, che è un numero gratuito che può essere composto da qualsiasi utenza fissa e mobile e risponde in questo caso la capitaneria di porto più vicina e quindi quella che può immediatamente far scattare l'operazione di soccorso. Per spiegare il lavoro del personale impegnato è stato simulato un intervento in mare con il coinvolgimento dei vigili del fuoco, della guardia di finanza e dei sanitari del 118. Da Vibo Valentia per l'ACNews 24.